Assessore Garavaglia, oggi si è discusso di riforme costituzionali e anche del futuro delle regioni in base alla riforma Sì. costituzionale di cui si sta discutendo a Roma. Quali sono gli spunti interessanti? Per esempio, dalla Lombardia sono arrivate alcune proposte, anche rivedere il numero delle regioni, insomma. Sì, direi che il tempo è maturo. Diverse forze politiche stanno riprendendo quella che è un'idea della Lega nota da tempo, cioè che le regioni così sono troppo piccole nel mare magnum dell'Europa, anche perché quella è la prospettiva. Se si va verso una grande Europa è evidente che servono regioni più strutturate. Sicuramente non ha più senso una regione come il Molise che è meno di un quartiere di Milano. Ecco, questo è un tema che è stato affrontato più o meno da tutti e trova largo consenso. Altri temi che sono stati affrontati riguardano le potestà aggiuntive che potrebbero avere le regioni, cioè anziché togliere funzioni alle regioni, e d'altro canto neanche tanto di questo si parla nella riforma, noi pensiamo che si possano dare funzioni in più a chi è in grado di svolgerle. La Lombardia, se si prendesse delle funzioni in più, per esempio la scuola, farebbe la stessa cosa meglio dello Stato facendo risparmiare lo Stato. Quindi quella è la via. Succede invece l'esatto opposto. Siccome lo Stato è incapace di tagliare la spesa al centro, la taglia in periferia per tappare il proprio buco. Ecco, però non c'è dubbio che questa legge, questa riforma prevede anche una revisione delle competenze. Quali sono quelle irrinunciabili per una regione come la Lombardia, per esempio in materia fiscale? Ma quello che non funziona è la mancanza del coordinamento della finanza pubblica, che a livello locale deve essere gestito dalla regione, ma deve essere gestito necessariamente, perché con il passaggio al pareggio di bilancio, il nuovo articolo 81, la nuova legge di contabilità, dal 2016 le regioni insieme ai comuni devono gestire insieme il bilancio e per gestirlo insieme deve avere la piena competenza. Mica pensiamo di andare tutte le volte a Roma quando c'è un problema tra la regione e il comune di marcarlo con casone, non esiste. Ecco, un nodo ancora irrisolto è quello delle province. Lei ha detto di fatto a cancellarle non è stata la legge Delrio, ma la legge di stabilità. Perché? Sì, la legge di stabilità ha tolto sostanzialmente metà delle risorse con cui vivono le province. Le province del nord, ma direi tutte, a questo punto vanno necessariamente in default e quindi la riforma costituzionale è già stata fatta. Le province sono state abolite togliendogli i soldi. Uno potrebbe dire, bene, abbiamo tolto un livello intermedio, c'è un piccolo problema che è il personale. Qui ballano 20.000 persone e è antipatico che ci si dimentichi di 20.000 persone. Un'ultima domanda, qual è il margine di manovra delle regioni per intervenire su questa riforma per il titolo quinto, ma anche per la struttura del futuro Senato? Ma è tutto da vedere. Questo passaggio alla Camera è interessante perché si sono aperti diversi fronti, però su questo si innescano due problemi. Da un lato il problema politico del governo, si vota in primavera, boh. Se si vota in primavera può esserci la necessità di fare un'accelerazione o piuttosto può diventare una scusa votare in primavera perché si rallenta. Quindi questo tema politico temiamo che condizionerà l'esito della riforma istituzionale. Grazie.